32 anni fa, gli omni che ci hanno dichiarato guerra. Le nazioni del mondo non sapevano cosa fare se non ricorrere a un piccolo gruppo di eroi. Overwatch fu creata per salvare l'umanità dalla crisi degli Omnic. Siamo diventati i più grandi campioni della pace e del progresso che il mondo abbia mai visto. Siete stati scelti perché avete poteri e abilità che vi rendono... Vi siete arruolati perché... Ma questo già lo sapete. Sentite, la gente ha deciso che poteva fare a meno di noi. Ci hanno chiamato criminali. Hanno distrutto la nostra famiglia. Ma guardatevi intorno! Qualcuno deve fare qualcosa. Noi dobbiamo fare qualcosa! Noi possiamo nuovamente cambiare le cose. Il mondo ha bisogno di noi, ora più che mai. Siete con me? Ciao a tutti amici di Sandman's Dream e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo ad affrontare un titolo che abbiamo già visto tempo addietro nella sua beta, se non ricordo male. Stiamo parlando di Overwatch, l'FPS, il primo FPS, oserei dire, della Activision Blizzard, proposto per PC e console. Sono passati ormai 4 mesi dall'uscita ufficiale del titolo e abbiamo attraversato un'intera stagione di partite competitive. Ci sono state aggiunte di personaggi nuovi e alcuni cambi di meccaniche piuttosto importanti. Oggi parleremo a discutere di questa cosa, ci saremo io, Mike e Mattia. Salve. Bene, allora, se avete già visto il video di 4 mesi fa, infatti, di Overwatch, saprete che abbiamo avuto qualche critica, abbiamo mosso qualche critica abbastanza importante sul fatto che ritenevamo che il sistema di scelta dei personaggi era sbilanciato, in quanto si poteva scegliere più copie in una squadra dello stesso personaggio, il che creava delle combinazioni letali e spesso molto molto difficili da gestire. Ecco, la prima buona notizia è che questa meccanica è stata, dopo tanto discutere, dopo tanto provare, dopo tanto aver criticato nei forum della Blizzard da parte della comunità, fissato, e ora nelle partite competitive, quindi attenzione, se giocate Overwatch in una partita leggera, questa cosa non conta, si potrà scegliere un personaggio per tipo. Quindi non per tipo come classe, ma per tipo lo stesso personaggio, quindi non più di un personaggio con quel nome. Per esempio, non si possono giocare 2 soldati 76 nella stessa squadra, ma solo uno. Questo è fondamentale per creare varietà nella partita e evitare che ci siano degli abusi di personaggi che in coppia, in combinazione, in 2-3 pair, siano veramente troppo forti e renderebbe il gioco piatto e noioso. Abbiamo comunque altre cose importanti da dire, come la sistemazione, insomma, delle caratteristiche, ma lascio un po' di spazio a Mattia, che anche lui ha avuto modo di provare tutta la stagione 1 e ha potuto vivere in prima persona i cambiamenti dei suoi personaggi preferiti dalla beta ad oggi. Allora, beh, senz'altro la stagione 1 ha dato un bel giro di vita al gioco, perché ha bilanciato quelli che erano dei problemi strutturali del primo Overwatch. La Blizzard si è senz'altro mosso un passo in avanti verso il miglioramento del gioco, molto importante, ha reso più giocabili dei personaggi, ha introdotto un nuovo personaggio e l'ha introdotto come support, che era, diciamo, la categoria che aveva più perdite, più mancanze in tutto lo roster di Overwatch. Secondo me deve ancora lavorare meglio per quanto riguarda il bilanciamento, perché a me particolarmente non sta piacendo alcune gestioni, soprattutto il fatto che hanno dovuto rimettere un hitbox sbagliato a un personaggio perché stava andando in disuso, ma comunque non è bilanciato proprio a livello di gioco, perché io stesso mi sono ritrovato, proprio queste sono le notizie dell'ultimissima patch, questo è un discorso che probabilmente
non avrei affrontato un mese prima o qualche giorno prima, ma per esempio mi sono ritrovato ricciottato da uno che nel suo schermo non vedeva la mia testa, ma semplicemente perché questo personaggio l'hanno reso troppo difficile e hanno deciso di dargli un buff, però ho sbagliato. Cioè, secondo me la Blizzard non dovrebbe avere paura di rivisitare completamente i personaggi se non riesce a trovare un buon bilanciamento su come li ha costruiti. Stessa cosa vale anche per un altro personaggio, cioè questo adesso sto parlando di Hanzo. Un'altra critica che vorrei fare è a Symmetra, o Symmetra, non so come. Symmetra. Symmetra, allora, che è, per chi non conoscesse, un personaggio bene o male di supporto, ma non è in grado di curare fondamentalmente il party. Ma è molto forte appunto nelle situazioni di difesa e non e ha un'abilità che è palesemente inutile, cioè un personaggio che gioca con un'abilità in meno, che è praticamente un'abilità che dà 25 scudi, che sono completamente ininfluenti in qualunque situazione di gioco. E il fatto è che non viene cambiata perché ha un ottimo win ratio rispetto ad altri personaggi. Ma perché ha un ottimo win ratio? Perché è un personaggio giocabile solo in difesa. E secondo me è sbagliato. È un approccio sbagliato questo della Blizzard, in cui fai un personaggio di supporto che però è forte solo in difesa. È qualcosa di... è perché esiste la categoria difesa, e la categoria difesa deve essere avvantaggiata in difesa, perché se cominciamo a fare un personaggio di supporto che è meglio in difesa, cominciamo a fare un tank che è meglio in difesa, cominciamo a fare dei personaggi forti in difesa che sono in difesa, gli attaccanti non hanno più modo di vincere, perché ci sono dei personaggi palesemente ottimizzati per la difesa, invece i personaggi dell'offesa non sono per, non sono per forza ottimizzati in attacco, sono ben costruiti, perché tanti personaggi del gioco sono ben costruiti e possono dire la loro, sia in difesa che in attacco. Ma se fai dei personaggi sbilanciati verso la difesa, oltre la categoria difesa, che comunque ha un pool di personaggi precisi e anche ben bilanciati, cioè per essere difensivi ma non, diciamo, inespugnabili, secondo me creerà nel lungo andare, cioè nell'avanzare dei mesi, cioè per i prossimi personaggi, che se non cominciano a modificare adesso queste cose, arriverà un momento in cui la difesa a lungo andare diventerà più avvantaggiata dell'attacco. Ma questo lo si può già vedere per esempio nella mappa che hanno introdotto, l'ultima. Basta che ci sia una mappa leggermente più spostata sulla difesa e quei personaggi che sono più avvantaggiati in difesa e diventa una fortina inespugnabile. Almeno questa è l'unica critica che mi viene da dire al gioco dalla partenza ad adesso, che ha fatto dei grandissimi passi di miglioramento, ma ancora bisogno di fare qualche limatura per il perfezionamento. Allora, sicuramente mi appoggio al discorso che ha fatto Mattia adesso e devo dire che Symmetra era stata costruita palesemente per essere giocata in multiplayer, cioè con più copie Symmetra. 25 non è nulla, ma più 50 con due Symmetra è molto invece. Ma non era accumulabile. Non è accumulabile, ma non è neanche proprio... se giochi due Symmetra è sempre 25. Allora ragazzi, c'è da dire, partiamo con un po' di storia, ma così una parentesi rapidissima. Symmetra originalmente dava più 75, poi hanno pensato che forse era un po' troppo e l'ha messo 25, ma non migliorandone gli altri aspetti, quindi ha un'abilità morta ed è un personaggio fortissimo, secondo me, veramente esagerato, ma con comunque dei limiti. Ma vabbè, chiudiamo questa parentesi. Apriamo la parentesi invece delle difese, che c'è un personaggio che non dovrebbe essere in difesa, che è Junkrat, perché non puoi farmi un personaggio difensivo che fa 100 danni a colpo, che non neanche il più forte dei combat degli attaccanti fa 100 danni a hit, ed è una cosa pazzesca. Io non so come hanno pensato di metterlo in difesa. Va bene, è il personaggio di difesa più d'attacco che esista, che è più forte dei personaggi d'attacco, ma chiudiamo anche questa parentesi. Ma parliamo delle cose belle, perché se Mattia ha mosso critiche costruttive comunque sul gioco Blizzard, io voglio parlare delle cose positive che hanno fatto. Per esempio, durante la stagione 1 c'erano i giochi estivi. I giochi estivi, in concomitanza con i giochi olimpici di Rio, hanno permesso di avere delle estetiche uniche che potevi droppare, ricevere solo aprendo le casse, e qui c'è stata quasi una mezza critica da parte di qualcuno perché non erano acquistabili con i soldi di gioco, ma solo aprendo casse. Il che i più maliziosi dicevano: certo, è facile, così compri le casse per aprire le cose estetiche. Ma è relativo, secondo me, era per un periodo limitato ed ha dato modo a tanti giocatori di riprendere un gioco che magari dopo i primi due mesi poteva sembrare, per chi non era particolarmente avvezzo al competitivo, ad essere un pochino stanco, quindi sanno ringiovanirlo ogni tot mesi con qualcosa di nuovo.
finita le feste, finita la festa di Rio, hanno proposto delle nuove estetiche, molto belle tra l'altro, la estetica di Reinhardt, e delle nuove mode, cioè delle nuove grafiche di... che rende il personaggino un pochino più simpatico nei momenti di pausa, oltre ad aver dato una nuova mappa. Nuova mappa che, secondo me, anche quella soffre un pochino di problemi di inespugnabilità, se vogliamo. Ci sono state situazioni dove veramente la difesa era schiacciante, non si passava. Il problema è che ha un accesso limitato, tantissimi sbocchi, e di questi sbocchi è difficilmente si riesce ad aprirsi un varco, perché se la squadra difensiva gioca bene, vi trovate contro dei veri e propri muri di fuoco che non vi daranno la possibilità di scamparne vivi. Terribile come cosa. Però questo è quanto. Sicuramente comunque la Blizzard non lascia le cose a caso. Se ci saranno delle migliorie le faranno, se saranno delle modifiche le metteranno. Non è già qualcosina hanno cambiato nelle altre mappe. Quando vedono che una cosa, una mappa è sbilanciata da un lato o dall'altro, fanno sempre delle modifiche anche importanti e radicali per poterla rendere più equilibrata e giusta per le partite di tutti i giocatori, sia leggere che competitive. Un'altra cosa importante che vediamo spesso, ci sono delle modifiche alle statistiche dei personaggi e alle loro abilità. Per esempio, per dirne una, se il healer Zenyatta, personaggio fortissimo, era a 150 punti ferita, visto che sì, i giocatori forti se la cavavano benissimo, ma i medi e i più scarsetti, se vogliamo, non ce la facevano a giocarlo bene, hanno pensato di ascoltarli, di aiutarli, di aumentare i punti vita del personaggio, rendendolo di fatto un must pick per tutti i giocatori di competitiva. Ovviamente questo non è un assoluto, perché subito dopo hanno fatto una patch per nerfargli l'attacco speciale e aumentargli leggermente l'attacco normale. Il che questi piccoli aggiustamenti, un po' come con la chimica per trovare il personaggio e renderlo equilibrato nella maniera giusta, la Blizzard li fa. Non lascia le cose a caso, non è che butta fuori la mappa, pagatevi la mappa, che tra l'altro sul gioco Overwatch hanno garantito che saranno sempre gratuite, a differenza dei titoli più famosi come Battlefield, Battlefront e compagnia briscola, Call of Duty, che fanno sempre questi brand tipo sì, compra il gioco, 3 mappe, vabbè, compra il pacchetto 10 mappe, poi ne escono altre 4 o 5 e se no non giochi. Qui invece abbiamo tutto subito, o comunque esce nel tempo, ma abbiamo già comprato il gioco, basta, voi avete già fatto la vostra spesa. E questo per me è un vantaggio enorme. Direi che comunque, allora, ricapitolando il tutto, abbiamo la Blizzard ci ha offerto una stagione 1 molto bella, che c'è stata un po' così un po' travagliata, se vogliamo, perché è partita che aveva tutti possono giocare tutto quante coppie vogliono, poi sono stati limitati i personaggi, aggiunto un healer a metà strada, quindi è finita la stagione. Chi ha fatto bene, ben, chi ha fatto male, pazienza. Giochi estivi a manetta, nuove estetiche, figata, tutte bellissime. Io ci ho fatto tipo 60 livelli per prendere un casino di roba, super contento. Poi va bene, finite i bonus estivi, avanti con la stagione 2, nuova mappa, nuove estetiche, nuove mod, e avanti tutta la stagione 2, nuovi premi e giù, cambiato il sistema anche di punteggio, reso più giusto, hanno messo le categorie, invece di essere da 1 a 100 è a 1 a 5.000, però con le categorie bronzo, argento, oro, diamante, pro, quindi ci permette di avere un'ottica chiara su chi è veramente il pro, che è in categoria pro, chi è in categoria diamante, sei molto bravo, oro, sei bravo, argento sei medio, bronzo ragazzi stiamo cominciando, un gioco comunque da 6 puoi essere il migliore, ma se gli altri 5 non ce la fanno non arriverai mai in categoria alta, ma non importa, l'importante è che comunque ogni stagione è fine a se stessa, cioè tu fai 10 partite che ti danno la qualificazione base da dove parti e da lì in poi non puoi scendere, cioè se io entro in oro, da oro non vado giù, e questo è positivo, perché metti che gioco sempre da solo, anche se perdo 40 partite, io da oro non scendo, posso solo salire. Vale lo stesso discorso, vale anche per le altre categorie, ma è importante che se riesco a superare la linea dell'oro, cioè riesco ad avere abbastanza punti a passare da diamante nessuno mi schioda. Ovviamente dovrò riconfermare il mio ruolo in diamante facendo nella stagione 3 altre 10 partite di conferma del mio livello. Questo rende il gioco parecchio più bello e parecchio più equilibrato, richiamando Counter Strike, che però su Counter Strike invece si rischia di perdere il livello, passare io, sono arrivato a oro, ma basta poco poco che cado di nuovo ad argento 5. Comunque, concludendo, un titolo che vi consiglio assolutamente, compratelo, su console magari può essere leggermente più ostico per via del pad, perché gli FPS notoriamente sono un pochino più difficili su console, ma su PC viene come il pane,
ma anche su console. Sicuramente vale la pena giocarci, prendetelo con gli amici, giocatelo sempre in compagnia, perché il gameplay è molto divertente, in 2, 3, 4, il massimo in 6 ovviamente, in 6 farete il culo a tutti sicuramente, e perciò vi dico buttatevi sotto perché il titolo veramente merita. Con questo credo di aver parlato veramente tanto, ho detto più o meno tutto quello che volevo dire, vi ringrazio per averci seguito, mi raccomando di lasciare un like a questo video, un commentino se avete qualcosa da aggiungere, magari chi vedrà questo video leggerà i commenti e se ho delle mancanze le riempirete voi. Lasciate, seguite la nostra pagina Sandman, seguite se volete i Tracer Setters, che è la squadra di gioco che abbiamo di Overwatch, e seguiteci anche su Facebook, abbiamo la pagina ufficiale dove postiamo i contenuti e sentiamo anche le vostre opinioni direttamente come in un forum. Direi che abbiamo detto tutto, quindi saluti da Mike e Mattia.